La vicenda riguarda Chiara Petrolini, una giovane di 22 anni, accusata di omicidio dopo che i corpi di due neonati sono stati ritrovati sepolti nei pressi della sua abitazione. La scoperta è iniziata con il ritrovamento di un primo corpicino, avvenuta dopo che tracce di sangue sono state individuate nel bagno di Chiara, suscitando sospetti tra i familiari. A seguito di indagini approfondite, è stato scoperto un secondo corpo di un neonato, sepolto da più di un anno vicino alla casa di Chiara. Chiara ha confessato di essere la madre dei bambini, dichiarando però inizialmente che entrambi fossero nati morti, una versione che è stata messa in dubbio dalle prove emerse. Durante gli accertamenti, sono state trovate tracce di sangue, segno di eventi violenti avvenuti durante la nascita dei neonati, portando a sospetti più gravi. Le autorità hanno iniziato a investigare sulla vita di Chiara e sulle sue condizioni psicologiche per comprendere meglio il contesto dei fatti e la verità dietro le sue affermazioni. Nonostante le dichiarazioni della giovane, gli esami sui corpi hanno mostrato segni che contrastano con la sua versione degli eventi, indicando possibili lesioni subite dai neonati. La famiglia di Chiara è stata ascoltata dagli inquirenti, anche per cercare di ricostruire il contesto familiare ed eventuali segnali di disagio psicologico in passato. La comunità locale è rimasta sconvolta dalla notizia, esprimendo incredulità per quanto successo e per l'involontaria connivenza della famiglia. Le indagini proseguono, con l'analisi di ulteriori prove e il tentativo di chiarire le reali cause della morte dei neonati e il grado di responsabilità di Chiara. E tu cosa ne pensi di questa inconcepibile tragedia? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.